bentornato nel mio canale. Oggi voglio mostrarti alcuni filmati inquietanti e disturbanti che ultimamente stanno terrorizzando molti utenti. Ma prima di cominciare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Un collezionista di bambole dichiara di sentire ogni sera degli strani rumori proprio nella stanza dove sono riposte le bambole, quindi decide di riprendere il tutto con la sua telecamera. Ad un certo punto si possono notare gli occhi della bambola muoversi. L'uomo dichiara che la bambola in questione non ha nessun tipo di meccanismo che possa far sì che gli occhi possano muoversi da soli. Uno youtuber decide di esplorare un edificio abbandonato. Una volta entrato, fa una scoperta agghiacciante. Durante l'esplorazione dell'edificio abbandonato, lo youtuber si trova davanti un uomo praticamente senza niente addosso, con gli occhi spalancati, come se avesse visto qualcosa di terrificante. Lo youtuber a quel punto decide di allungare la mano per capire se l'uomo fosse vivo o morto. Nello stesso istante che lo youtuber allunga la mano per toccare l'individuo, il video si interrompe bruscamente. In un ospedale, una telecamera riprende un uomo che esala il suo ultimo respiro. Nel momento del decesso, si può notare che qualcosa esce dal corpo dell'uomo appena deceduto. Sarà forse lo spirito di quell'uomo? In un ospedale, esattamente in un'area dove sono avvenuti vari decessi, sono state fatte alcune segnalazioni riguardanti strane voci e strane presenze, visti da alcuni infermieri e dalle guardie di sicurezza. L'area è stata isolata e nessun paziente o infermiere è presente in quel luogo. Un ragazzo, incuriosito, decide di esplorare quel posto. Ciò che però riprende conferma la presenza di un qualche spirito intrappolato in quel luogo. Mentre il ragazzo si gira, si può notare sulla soglia di una porta un'ombra che prima si affaccia e poi indietreggia. Il ragazzo vede l'ombra ma decide di non tornare indietro per vedere chi potesse essere. Come dargli torto? Durante un temporale, in un giardino privato, un uomo riprende con la sua telecamera quello che sembrerebbe a tutti gli effetti uno spirito vagante. Come si può notare, lo spirito attraversa tutto il giardino. Un ragazzo di nome James ha acquistato in un negozio dell'usato una bambola. Secondo il ragazzo, la bambola sarebbe maledetta. E dal primo giorno che quella bambola è entrata in casa sua, si sono manifestati strani fenomeni, come il sentire le porte aprirsi e chiudere, o vedere oggetti che si spostano da una parte all'altra. James decide di mettere la bambola in una stanza, facendola riprendere da una fotocamera con sensore di movimento. Questo tipo di fotocamera segue qualsiasi cosa gli passi davanti. In parole povere, questa fotocamera segue ogni movimento voi facciate. I primi due giorni non succede niente. Fino a quando? Nel corridoio si vede una figura nera passare velocemente da una porta all'altra. James afferma di non avere nessun gatto e nessun tipo di animale. Quindi, cosa poteva essere quella strana figura? Più passano i giorni e più i fenomeni incominciano a intensificarsi. Le paure di James cominciano a diventare realtà. Queste sono le immagini catturate dalla fotocamera quella notte.
James, rivedendo le immagini catturate dalla fotocamera, rimane scioccato. La bambola a un certo punto si muove da sola. Come se ci fosse qualcuno lì vicino che tenta di spostarla. Spero che il video ti sia piaciuto. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Ciao!